Salve ragazzi, buona giornata a tutti e Andrea Bruno che vi parla. Mi scuso come ultimamente avrete capito, non sono tanto in forma con la voce, purtroppo questo è dovuto anche ai festeggiamenti che nell'Europa dell'Est si protraggono fino ad arrivare al Capodanno ortodosso, ovvero quello che in Russia chiamano il vecchio Capodanno. Ecco, le feste sono finite ieri, quindi a breve la mia voce tornerà nel pieno delle forze. La puntata di oggi avrà come titolo Motivi per non votare Berlusconi. Ecco, questo è un po' un tema dovuto perché abbiamo visto che Berlusconi sta tentando in tutti i modi di riciclarsi. Siccome Berlusconi è una persona, scusate, un verme bravissimo nel riuscire a riciclarsi, abbiamo pensato bene di dedicare una puntata proprio al tema classico, ovvero quali sono i motivi per non votare i Berlusconi. Ecco, la puntata, come al solito, le nostre puntate vanno avanti a braccio, noi non ce le prepariamo le puntate, sono puntate che nascono così come uno schiocco di dita su un tema spontaneo. Ecco, io non è che sono un grandissimo intenditore di Berlusconi, anche perché vivendo all'estero non è che le cose a me riguardano più di tanto. Tuttavia, chi è costretto a vivere in Italia, la cosa la riguarda sì, perché se poi si fa inguaiare da quello che ha votato, e lui in Italia ci deve stare e ci deve rimanere, soprattutto chi in Italia ha un'attività, chi in Italia ha dei motivi impellenti per cui non se ne può andare. Pensiamo a chi ha dei parenti, chi vive con la mamma e il papà o chi pure ha famiglia in Italia e gli viene, scusate, e gli viene molto difficile lasciare l'Italia. Per cui chi è obbligato a vivere in Italia deve sapere quali sono i motivi per cui votando Berlusconi si andrà a inguaiare. Un motivo molto semplice che tutti possono capire e anche che quello che salta a me più all'occhio vivendo all'estero, ovvero non essendo direttamente coinvolto dai guai che ha combinato questa persona qua, è un motivo molto semplice, ovvero il valore che al giorno d'oggi è un valore importante, ma è sempre stato un valore molto importante, un valore importantissimo per tutte le persone che hanno una propria dignità. Il valore, secondo me, molto importante è l'amicizia. L'amicizia è un valore che prevalica qualsiasi altra cosa, diciamo, al di sopra dell'amicizia. Non ci sono interessi economici, interessi formali di facciata, tanti sorrisi. L'amicizia è un valore che nella mia scala di priorità è il valore più importante. Tant'è che io di amici posso dire che non ne ho pochissimi, perché per essere amico, secondo me, bisogna veramente meritarselo. Ecco, una cosa molto importante, non è che tutti i miei conoscenti sono amici. Io spero e presumo che le persone che ci ascoltano siano persone intelligenti e anche loro mettono l'amicizia nella scala delle proprie priorità tra le cose più importanti, diciamo, dopo la mamma e il papà ci sono gli amici. Ecco, sicuramente il denaro, i propri interessi, anche il vivere bene viene dopo, prima di tutto vengono gli amici. Ecco, io a questo punto, io non sono un intenditore di Berlusconi, però io cosa posso dire di Berlusconi? Berlusconi, lui dal falso che è, lui era amico di Gheddafi, nel senso che, come sua consuetudine fare, ha fatto a Gheddafi buon viso a buon gioco, neanche a cattivo gioco, perché Gheddafi è stato l'unico uomo politico contemporaneo nell'area del Mediterraneo a essersi dimostrato prima di tutto con le palle e anche in secondo luogo è stato l'unico politico nell'area del Mediterraneo ad aver sempre espresso sincerità, perché lui è stato il primo a denunciare le nefandezze che avvenivano nel mondo. Tant'è che anche stato Gheddafi, io non so quanti lo sapranno, però chi segue i video che pubblico io ho pubblicato un video inedito in cui Andreotti era il nostro ex ministro degli interni, per cui a capo dei servizi segreti, che diceva che Andreotti ha detto che Gheddafi è stato il primo a denunciare Bin Laden e ad emettere contro di lui un mandato di cattura internazionale, ancora prima che Bin Laden si rivelasse poi per il presunto autore degli attacchi alle Torri Gemelle, che io non credo nemmeno che ci sia dietro Bin Laden, dietro gli attacchi alle Torri Gemelle. Tuttavia, Bin Laden fece a suo tempo, mi pare del 95, un tentato golpe a Bengasi, partendo da Bengasi contro Tripoli, cercando di arrivare al potere e instaurare Al-Qaeda. Ecco, noi abbiamo
troviamo Gheddafi, che è una persona, è un Gheddafi, lui è un signore della politica, un uomo che si è giocato la vita pur difendere il suo paese dalle nefandezze, quali quelle che noi tutti ne conosciamo, ovvero le nefandezze perpetrate dall'imperialismo americano. Berlusconi, che teoricamente a dir suo era amico di Gheddafi, quando un amico è in pericolo, tu non lo pugnali alle spalle, tu lo difendi a costo anche di rimetterci un amico, lo vai a difendere. Berlusconi non è stato capace di dire: Gheddafi, ok, hai contro i francesi perché ti vogliono ammazzare, perché anche per quel motivo lì che Gheddafi aveva minacciato di rivelare al mondo che è stato lui a finanziare la campagna elettorale di Sarkozy e compagnia bella. Ok, ti do io asilo politico e io ti difendo, non ti vado a pugnalare alle spalle. Ecco, Berlusconi si è dimostrato un verme, perché lui, il suo amico, non solo non lo ha difeso, ha messo anche a disposizione le basi militari del nostro mezzogiorno per fare d'appoggio alle forze militari che erano contro Gheddafi e cercavano di ammazzarlo, contravvenendo persino alle risoluzioni dell'ONU, perché le Nazioni Unite non hanno dato il via libera ad avviare un attacco militare a Gheddafi. Hanno dato solamente la disposizione nel creare una no-fly zone, anzi lì l'Italia a quel punto lì poteva dire: ok, gli aerei francesi se si alzano in volo noi li abbattiamo rispettando la risoluzione dell'ONU, perché in quel caso lì era palese che tutto questo movimento aereo sopra la Libia con la no-fly zone era una chiara violazione di quelle che erano le disposizioni internazionali, tant'è che per quanto riguarda questo ci sono anche delle denunce internazionali in sede Nazioni Unite poste anche da due membri del Consiglio Permanente dell'ONU, ovvero da Cina e Russia. Ci sono delle interrogazioni che tuttora non hanno avuto risposta circa queste violazioni. Comunque Berlusconi, se era un uomo con le palle, si doveva coalizzare con Gheddafi, e Gheddafi, da signore che è, ti sarebbe stato anche riconoscente. Noi sappiamo benissimo che un ipotetico asse politico-economico Libia e Italia sarebbe stata anche la chiave di volta per risolvere gli attuali problemi economici del nostro paese, perché la Libia, al contrario dell'Italia, è un paese molto ricco, è un paese ricchissimo di risorse, che vanta crediti internazionali enormi, è veramente un paese che se si sarebbe unito in una coalizione, in un asse economico e politico con l'Italia, avrebbe svolto un ruolo importantissimo per far uscire l'Italia dall'area della recessione, per cui non solo l'amicizia con Gheddafi sarebbe stata anche apprezzata dal punto di vista della solidarietà e anche delle cose che sono moralmente giuste fare, sarebbe stata anche una amicizia che avrebbe giovato al nostro paese dal punto di vista economico. Noi invece siamo andati a fare gli interessi dei mascalzoni, in questo caso dell'imperialismo americano, e anche dei francesi che sono stati loro i promotori di questa guerra, che non ha nulla a che vedere con i motivi che erano stati ventilati all'inizio, ovvero Gheddafi non ha mai attaccato il suo popolo con l'aviazione come è apparso sui giornali, non vi erano assolutamente quelle fosse comuni che erano state filmate nelle spiagge, quando poi si è rivelato che era proprio usanza della popolazione del posto seppellire i propri caduti, anche gente che è morta nel proprio letto tranquilla e serena venivano comunque seppelliti in spiaggia, perché era quella la loro usanza. Poi tutte le accuse, finito poi quello che è stato questa golpe militare, si sono rivelate infondate. Intanto l'Italia ha fatto come al solito la figura del volta faccia di volta gabbana delle persone che non sono di rispetto e non hanno una propria parola, e a guidare tutto questo è stato il nostro carissimo Berlusconi. Ecco, un'altra cosa, sempre parlando di amicizia, e questa è una cosa che coinvolge anche, visto che il nostro sito parla di russologia applicata, ovvero il mondo della russologia dinamica con tutti gli annessi e connessi e i fatti di politica, una cosa che è molto rilevante in questo discorso è l'amicizia tra Putin e Berlusconi. Noi sappiamo che Putin è un altro uomo con le palle. Putin è veramente un signore separato dal nostro Berlusconi, però noi abbiamo tra i due leader, diciamo, quello che ha condotto l'Italia negli ultimi 15-20 anni e quello che sta conducendo la Russia negli ultimi 15-20 anni, abbiamo due differenze sostanziali. Una, che Putin è una persona intelligente. Due,
che Berlusconi è il classico scemo che si fa abbindolare, per cui io con certezza posso affermare che è vero che Berlusconi è amico di Putin, ma lo è solamente fino a che arrivano gli interessi, perché Putin lui è uno che ha studiato, uno che sa molte lingue, che parla il tedesco, che ha fatto servizio all'estero, è uno addestrato dai servizi segreti. Putin lui sa benissimo come trattare uno della cintola del Pellegrino come Berlusconi, con anche il gene del Pellegrino che arriva al 100%, per cui le amicizie di Putin con Berlusconi sono tutte amicizie di comodo. Quando Putin compie gli anni, cosa fa? Invita Berlusconi, lo invita alla sua tenuta e lo porta in un posto dove già di per sé ci arrivi solamente con il fuoristrada e dove la stampa lì difficilmente riesce ad arrivare. Arrivato in quel posto lì, lo carica su un elicottero, lo porta al di là della palude, dove al di là della palude lì c'è una residenza, una dacia, e lì chiaramente al di fuori dallo sguardo indiscreto dei giornalisti e delle telecamere, Putin festeggia, ovvero festeggia il suo compleanno con Berlusconi, mettendolo nel migliore dei modi a suo agio possibile. Lo mette a suo agio chiaramente come viene messo a proprio agio il re del Bunga Bunga, diciamo in un posto al discreto, al di fuori dallo sguardo delle telecamere. In questo caso qui noi abbiamo che Putin si aggrazia a Berlusconi, chiaramente passato 1 o 2 giorni, come abbiamo visto tutti, Putin sottoscrive tutti gli accordi e trattati internazionali che gli vengono sottoposti. In questo caso abbiamo gli accordi che riguardano Eni e Enel per quanto riguarda le forniture e le transazioni e le pipeline del gas e delle materie prime che arrivano dalla Russia. Putin non è stupido, lui sa che poi sono i vecchi metodi del KGB, i vecchi metodi che si usavano una volta. Lui sa che approfittando di questo cretino gli vengono fatte sottoscrivere tutte le documentazioni, gli accordi bilaterali, i trattati che gli vengono sottoposti. Ma la cosa scandalosa è che Berlusconi ci casca, come giusto vide, è anche già capitato che per sbaglio Putin doveva sottoscrivere un accordo con la Turchia, con Erdogan. Quasi quasi Berlusconi si è anche offeso che non era stato invitato a firmare il contratto capestro. Ecco, questo è un po' quello che sta succedendo. Il problema dell'Italia è che in Italia manca una vera democrazia, per cui noi abbiamo visto che l'Ucraina, essendo un paese molto più democratico dell'Italia, è capitato in Ucraina un caso analogo in cui la Timoshenko ha firmato degli accordi circa il prezzo del gas, accordi analoghi a quelli che andava a firmare Berlusconi, accordi che concernono delle transazioni e delle cooperazioni internazionali. La Timoshenko ha firmato un accordo che si è rivelato non essere vantaggioso per il proprio paese, di poco non era vantaggioso per il proprio paese. La Timoshenko giustamente è stata buttata a marcire in gattabuia per aver approfittato del proprio potere in qualità di primo ministro. È stata accusata di abuso d'ufficio, in quanto il primo ministro non può firmare tutto quello che gli viene sottoposto, perché prima di tutto Berlusconi lui non è l'amministratore delegato di nessuna delle aziende italiane che tratta, almeno da quello che risulta direttamente. Lui non è amministratore dell'Eni o di compagnie che poi sono direttamente coinvolte negli accordi che lui stipula. Probabilmente lui firma tutto, non tanto perché abbia di traverso degli interessi per cui magari abbia investito anche lui in affari che riguardano ciò che sottoscrive. Lui lo fa proprio perché lui è il classico pellegrino che se te gli metti quattro mignotte attorno, lui ti firma tutto quello che gli sottoponi. Berlusconi ha rovinato l'Italia anche con questo modo di fare. Questo un po' sono 2 motivi per non votare Berlusconi, però chiaramente i motivi sono molti di più. Vi sono anche dei motivi di carattere economico e di opportunità politica. Questi motivi verranno esposti in maniera più esaustiva dal nostro esperto di economia applicata, Patrizio. Patrizio, a questo punto cedo a te la parola in modo da poter fare un'analisi molto più tecnica rispetto alla mia, che è un'analisi un po' più così, diciamo, spartana e di convenienza. A te la parola. Ecco, quindi diciamo innanzitutto chiaro e tondo che quando sono questi grossi potentati internazionali, questi grossi banchieri, che cosa fanno quando vogliono tenere un paese sotto? Ci mettono un mignotaro alla stregua di
Berlusconi e gli danno tutti i supporti che sono necessari per tenere il paese. Oltretutto, dico, il suo programma risulta quanto scarso, perché se noi vediamo, lui propone... Ma il suo programma è sempre stato quello, gnocca per tutti, così tutti gli danno il voto. Sì, sì, ma non solo quello, ma anche, faccio un esempio, l'abolizione dell'IMU. Primo, dico, con quali fondi trovi per sostituire lì? Secondo, poi, abbassamento delle tasse. Come abbassi le tasse se tu non tocchi? Terzo, ma lui fa demagogia, lui fa un sondaggio, cosa vogliono gli italiani, lui gli promette tutto, poi alla fine, tanto lui ha capito, gli italiani, tu basta che gli prometti, poi alla fine dice, non fai un cazzo, alla fine lui cosa leggi, fa quelle quattro leggi che si è fatto, se le fate per i propri interessi. Sì, ma la cosa peggiore non solo che si è fatto le leggi per i propri interessi, ma che pure stupido, che se li fa male, che è circondato da incompetenti. Se noi consideriamo che lo stesso Ludwig ha detto, il problema di Berlusconi è che è circondato da incompetenti, quindi Ludwig, diciamo, è un mafioso, ma certamente non è uno stupido, anzi probabilmente forse la testa più brillante, e si è reso conto che a Berlusconi hanno fatto fare un mucchio di cazzate. Primo, dice, se è un mignotaro, se è un pellegrino, la prima legge che fa in teoria dovrebbe essere una legge utile al paese. Dice, legalizzo la prostituzione, così vaffanculo, se mi beccano ho legalizzato la prostituzione, io non c'entro niente, anzi ho portato addirittura più soldi nelle casse dello Stato, passo come eroe. No, ricordiamoci che Berlusconi prima che uscisse fuori caso, stava per fare una legge che metteva per tutti i clienti delle prostitute di portarli in carcere per 7 giorni, senza obbligo, possibilità d'appello. Questo e lui praticamente si presentava al commissariato spontaneo. Sì, sì, difatti, cioè, stiamo parlando di fatto di una persona che è un mignotaro e che ha proposto una legge del genere. Questa legge fu spostata, fu praticamente bloccata solo perché stava uscendo fuori ufficialmente che lui è un mignotaro, un noto frequentatore di prostitute, e che quindi, essendo un noto frequentatore di prostitute, era la prima legge contro persona, ma della serie, dico, sei cretino, porca puttana, sai che sei un mignotaro, sai che il 90% degli italiani sono mignotari, guarda, grazie a te il consenso, legalizza la prostituzione, qua ci sono delle leggi tedesche, ci sono delle leggi olandese, cosa, chi più ne ha più ne metta, gli stati che hanno liberalizzato il commercio, prendine questo e diventa l'eroe di tutti. Io vorrei anche... proprio lì pure fa, oltre a farsi i suoi interessi, se li fa pure male. Scusa Patrizio se ti interrompo, vorrei anche ricordare al cosiddetto cortese e nostro radioascoltatore che da studi anche da te effettuati, la legalizzazione della prostituzione porterebbe il rapporto introiti dello Stato e debito pubblico a livelli molto bassi, cioè il rapporto c'è possibilità in base, se noi decidiamo in Italia di applicare la legge tedesca di in un anno, perché l'italiano, se i soldi, anche se non ce li ha per le sigarette, può non averle per le magari, però per le mignotte lui si vende anche gli immobili, tu si ipoteca, si... Sì, ufficialmente in base alla situazione come adesso, noi avremmo che un incremento di entrate pari a 200 miliardi l'anno, 200 miliardi di euro l'anno, ma considerando pure che l'Italia è al centro del Mediterraneo, costruendo città tipo Las Vegas, noi potremmo benissimo diventare Las Vegas del pellegrino. Sì, Las Vegas del pellegrino, gioco d'azzardo, legalizzando il gioco d'azzardo, le troie, siamo al centro della scintola del pellegrino, cose che già esistono, però non vanno a finire sotto lo sguardo della fiscalità, perché questo commercio non è soggettato ad IVA, questo commercio, il personale che svolge questo commercio non va ad effettuare visite mediche, non paga ticket, c'è l'indotto, non esiste, perché è tutto un commercio che viene fatto in nero. Sì, sì, non solo questo che non paga ticket, oltretutto, diciamo, noi avremmo che, essendo anche un commercio nascosto, non c'è possibilità di farne, insomma, uno sviluppo, perché consideriamo quanti negozi sono in centro, potremmo sfitti adesso, potrebbero benissimo essere affittati a ragazze che fanno l'attività, che quindi pagano un prezzo per lo svolgimento dell'attività, un affitto a livello commerciale. Consideriamo anche questo, consideriamo quindi tutte le economie che ricomincerebbero, e poi i potenziali turisti che potrebbero arrivare. Diciamo che questa sarebbe stata una manovra semplicissima, che il nostro economica semplicissima, che il nostro Berlusconi avrebbe potuto fare, sarebbe diventato un eroe nazionale. Appena eletto la prima legislatura nel 2001, poteva applicare modificare la legge della Costituzione, nel giro di 5 anni lui avrebbe rimosso e ripagato tutto il debito pubblico, se
saremmo stati una nazione nativo. Invece questo soggetto che cosa ha fatto? Ha proposto una legge, finché non è uscito fuori che lui era forse peggiore dei mignotari, il capo mignotaro. Il re dei pellegrini. Sì, sì, il re dei pellegrini, il capo pellegrino. Che cosa è uscito fuori? Che aveva proposto una legge in cui se ti beccavano con una prostituta finivi in carcere dentro per 7 anni. E poi dopo, oltretutto, i tuoi nomi, la tua foto, la tua faccia veniva appesa dico, per ogni parte della città. Che ricordiamo era una legge, riprendendo spunto dalla legge svedese, per la cultura italiana, essendo l'Italia nella scintola del pellegrino, come più volte ricordato, significava che su alcune città, essendoci mediamente fra su una città di 100.000 abitanti, ci sono almeno 40.000 consumatori di prostitute, almeno praticamente 40.000 consumatori, considerando 50.000 maschi e 50.000 donne, ci sono 40.000, significa che dovresti stare a tappezzare una lista gigantesca, che cazzo manco le rischi di prostituzione. Sarebbe come in Finlandia l'uso d'alcol farlo passare come reato penale. Sì, far passare significa, cioè in Italia significa fare una legge del genere, di quelle proposte da Berlusconi, significa far passare, sarebbe come in Finlandia o come in Russia, dire che l'alcol è reato penale. Naturalmente significa che, essendo talmente tanti livelli di consumo, altezza di consumo a livello altissimo, avremmo che la polizia è costretta a non guardare più il traffico, a non fare più multe, non fare, perché per concentrarsi su un reato che poi alla fin fine, se vogliamo vedere bene, fa parte storicamente della cultura locale, quindi è meglio di localizzarlo, meglio regolamentarlo e via. E sono gli stessi effetti, e sono gli stessi identici effetti, e un ritorno all'interno. Quindi lui aveva proposto questo schifoso genio, questo schifoso, tra virgolette, re dei pellegrini, aveva proposto questa legge d'applicazione in Italia della legge svedese, che è una benemerita idiozia. In Svezia, su una città di 100.000 abitanti, saranno in 1.000, quindi se fa una legge di sei coglione, se in Svezia vai a mignotte sei coglione, se invece fossi in Italia, e fa un po', nel senso, su una città di 100.000 abitanti, un listone, fa una lista in cui metti 40.000 persone, alla fine... Ma ti linciano poi. Sì, c'è un linciaggio, insomma, perché? Perché è connaturato alla cultura, addirittura al tempo, parliamo di uno Stato che al tempo dell'antica Roma esisteva addirittura la prostituzione sacra, per i militari, prima di andare, la prostituzione sacra, pacco, quindi... Beh, anche nelle camere della politica comunque non è che è cambiato qualche cosa, esiste ancora. Sì, esatto, non esiste. Per cui, nel senso, Berlusconi è il rappresentante di quel doppio standard, per cui per me sì e per voi no, per cui se io posso andare, io politico posso andare a puttane, e voi, gente comune, se andate a puttane io vi sbatto in galera. Cioè, è una cosa pazzesca, quando forse, diciamo, per fare cash velocemente sarebbe la prima manovra secca che potrebbe portare in Italia un incremento dell'imposizione, un incremento delle entrate, ed è senza colpo ferire, molto più di quello che può essere l'IMU, e sarebbe certamente una manovra seria, quindi sarebbe, corrisponde veramente a livelli di dichiarare l'alcol illegale in tutta la cintola della Spugna. Dimostra anche che Berlusconi è uno che non c'è tanto con la testa, è uno che va in giro freneticando, è uno che non ha, diciamo, il senso di quello che sta dicendo, uno che si comporta in una maniera ma non è nemmeno consapevole di quello che sta facendo. Lui con la testa non c'è, diciamo, non sta con i piedi per terra, lui vive tutto in un altro mondo, e questo noi, questo aspetto noi lo riscontriamo anche nella clinica, perché noi sappiamo che il pellegrino, quello che è stato anche da noi analizzato più volte anche nel nostro sito internet, è proprio affetto dalla impossibilità di non essere consapevole della propria situazione, quello è il pellegrino peggiore. Sì, esatto, noi abbiamo anche l'analisi che fece fu professor Mancia, che disse chiaro tondo che Berlusconi era un caso interessantissimo di complesso, che aveva problemi con le donne, e dichiarò chiaro tondo che era, perché Berlusconi era affetto da un forte pellegrinismo senile con il complesso, con forti complessi. Quindi noi abbiamo anche questioni cliniche, quindi chiunque stesse pensando attualmente, un professore come che la buonanima, che era professore da buonanima, il professor Mancia, che era in onore anche di Nobel, noi siamo assolutamente dando il rischio di dare di nuovo il paese in mano a uno psicopatico. Per 20 anni l'Italia è stato in mano a uno psicopatico, manovrato dalla mafia e da tutti i poeti eteri, affinché si facesse le leggi che facevano comodo anche a lui. Addirittura ricordiamoci che vorranno introdurre anche il quarto grado di giudizio, ricordiamoci pure
pure che già in Italia i processi sono lunghissimi e quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire pure... Sì, ma lui è uno che non ha scrupoli, se lui si può salvare in qualche modo il culo, lui si inventa anche delle leggi o degli escamotage bizzarri pur di farla franca, perché la caratteristica che più riguarda più di tutte Berlusconi è il fatto che Berlusconi, lui è in grado di uscire dall'acqua sempre asciutto. Sì, esatto, che lui è in grado di fare tutte le peggiori giravolte per dar da mangiare a lui, a se stesso, a quella della sua cricca. Ricordiamoci anche del caso all'Italia. All'Italia poteva essere una venduta immediatamente con tutti i debiti a Air France. Adesso questo succede, che l'Italia stava di nuovo fallendo, i debiti se li è collati lo Stato, però i nostri signori imprenditori papponi che stanno dando, che utilizzano Berlusconi per manovrarlo, che manovrano attraverso Vignotte Berlusconi, se la sono prima comprata a due soldi la parte che faceva tutti gli utili, e adesso la rivendono a 300 milioni di vecchie lire, che è 300 milioni di euro, sai, a Air France. Quindi Air France rispetto a prima ci ha avuto la paga il 10%, l'unica cosa che adesso risparmia per tutti i debiti, quando in realtà ce la potevamo benissimo lavare dai coglioni prima con tutti i debiti. Quindi noi consideriamo che questo addirittura succede. Anche Airflot si era fatta avanti di acquisirla con tutti i debiti. Sì, anche Aeroflot si era fatta avanti di acquisirla con tutti i debiti. Quindi che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un personaggio che non si fa scrupolo, non si farebbe scrupolo di aumentare il debito pubblico al fine di incamerare i soldi per lui. Cioè un personaggio di cui non abbiamo bisogno. È vero, diciamo, che Deutsche Bank vendete i titoli contro i titoli e il debito pubblico italiano e durante il suo ultimo periodo di governo scattò la speculazione sullo spread, ma onestamente di svoltare torto, comprereste mai una società i titoli, le obbligazioni di una società che ha come capo un inquisito? Nel consiglio d'amministrazione c'è un mafioso, un troglodita, un mignotaro, cioè naturalmente no, pensa spende più di quello che è in casa, cioè naturalmente non, da quel punto di vista a Deutsche Bank è un'altra organizzazione mafiosa, però Deutsche Bank naturalmente non gli si può dare, non gli si poteva dare torto, perché giusto si sa che Berlusconi, ma poi anche come ha affrontato quella crisi attraverso quelle manovre fatte, lui poteva rispondere a un aumento spread organizzando benissimo un buyback, ovvero sia, siccome in Italia diciamo esistono delle riserve, poter organizzare la riacquisizione e l'annullamento del debito pubblico attraverso gli utili generati da Enel e da Eni. Invece la domanda strana è: perché non è stato fatto questo? Perché e lui grida il complotto contro di lui, ma quello era, se fosse stato un complotto contro di lui, ricordiamo che il presidente Correa sì, si fece prestare i soldi, ma noi abbiamo delle società che sono la SNAI, la SISA, l'ENI, l'Enel, che sono in mano pubblica, che queste società in maggioranza in mano pubblica che fanno utili. Avrebbe potuto benissimo organizzare il riacquisto, anzi spingere affinché lo spread fosse aumentato ancora di più, e mentre aumentava le società pubbliche acquistavano contemporaneamente tutti i titoli del debito pubblico, e poi questi titoli del debito pubblico venivano annullati attraverso gli utili che lo Stato acquistava e via. Poi anche in quel caso lì hanno anche un beneficio fiscale quando le società convertono gli utili in titoli, perché hanno un'imposizione fiscale inferiore al 12. Sì, esatto, hanno attraverso il cosiddetto bonus fiscale, diciamo scaricando di titolo, c'è la possibilità attraverso gli utili delle società riuscire a spingere per il pagamento. Ma perché non è stato fatto? Non è stata creata un'operazione del genere, era un'operazione facile, avrebbe potuto, visto che comunque è sputanato, avrebbe potuto benissimo portare i prezzi a un livello bassissimo e utilizzare le società per acquistare titoli del debito pubblico, spostare i titoli di debito dal livello nazionale a livello societario e utilizzare gli utili investiti lì, i titoli riutilizzo e via. Attraverso questa manovra sarebbe riuscito in maniera a rispondere
rispondere a una crisi con una riduzione del debito, anche lì perché non l'ha fatto e se n'è andato, semplice, perché lui era il portantino di tutte quelle lobby di quei Rothschild, perché ricordiamo cosa dicevano Nino Galloni, cosa disse il direttore della banca, uno degli ex direttori dei Rothschild, che disse: mettono a capo di un paese un mignottaro, un puttaniere pedofilo, per farlo dei passi per mandare il paese, per far indebitare il più possibile il paese e detenerlo sotto il loro gioco. E che cosa è stato Berlusconi? Berlusconi è stato accusato di mafia, non gli è successo niente, è stato accusato di tutte le nefandezze. Appena è uscito fuori che Berlusconi era un pedofilo, puttaniere, pellegrino, è uscita anche la speculazione sul mercato. Vi pare strano? Perché Berlusconi non l'ha fatto? Semplice, perché Berlusconi è esattamente nelle mani delle stesse lobby. Adesso si ricicla come presunto salvatore della patria, ma in realtà è semplicemente nelle mani di quelle lobby che a livello internazionale lo potevano e mantengono sotto scacco il paese tramite il debito. Ma Berlusconi, secondo te, lui conta anche sul fatto che, lui essendo re dei pellegrini, i pellegrini lo votano proprio per istinto, cioè si riconoscono in lui? Uno che pellegrino dice bunga bunga, tutte cose qui, dice in fondo, non che la cosa venga direttamente, parlo di processi subconsci, però lui alla fin fine qualche voto lo avrà comunque, perché noi sappiamo benissimo il classico pellegrino. Poi noi, vivendo nell'Europa dell'Est, di questi per chi non lo sapesse, il pellegrino è quella persona che, per esempio, è fautore del cosiddetto turismo sessuale, no? Persone che hanno una vita sessuale repressa e allora si sfogano in tutti questi modi qua. Berlusconi, essendo re di tutta questa gente qui, di questi psicopatici, lui, secondo te, c'è il rischio che lui qualche voto comunque ce l'ha, perché il piccolo pellegrino vede lui il papà, il grande pellegrino? Sì, secondo me sì, ma il problema, sai che sai qual è anche? Che oltretutto sia pellegrino, questo personaggio è pure stupido. Cioè, c'hai i soldi, li fai anche, dico, dentro le tue ville? Ma se non era stupido, lui faceva il cosiddetto metodo qua capozzo. Uno per me, uno per te. Sì, una no, legge se per non me, era... una legge per te. Una legge per me e una legge per te. Lui le leggi, se le fate tutte per sé, poi alla fine è chiaro che una persona, anche se non c'è tanto con la testa, però ha visto, gli si è data la possibilità, visto che questo tanti anni non ha fatto niente, è bravo a promettere, quello sì, non ha fatto niente, per cui non è che da oggi a domani, perché lo rivotiamo, quello cambia, diventa un'altra persona. Quello come era prima continuerà ad essere allo stesso modo, per cui non è che nulla di nuovo, diciamo, da questo punto di vista qui. Sì, no, ma infatti questo continua. Ma poi ti ho detto anche che comunque è un pellegrino anche stupido, perché poteva benissimo, piuttosto che fare anche festini nelle proprie ville, andare in qualche posto all'estero, comprare, che non so, una villa in Libia oppure in Russia, e andare lì a fare festini, perché c'era bisogno che mantenesse un condominio con 300 troie pagando le 2500 euro al mese, con Ragionier Spinelli dicendogli dal giorno anche, sale, e dice: mandami, fa la busta, paga la troia, mandami la casa adesso. Cioè, anche quello è una cosa quanto ridicola. Ma sai, lui evidentemente, cioè, stiamo parlando, se l'è tenuta dentro casa, se fosse stato anche lì intelligente, lo faceva in qualche landa disperso del Brasile o della Russia, e va con ma lì l'ha fatta anche nelle lande disperse, ma lì glielo organizzavano, era giusto per fargli sottoscrivere tutto quello che gli veniva a suo posto. E infatti, perché quello è la cosa, quello glielo organizzava Putin per fargli sottoscrivere. In realtà lui dovrebbe dovuto comprare là un complesso per sé, via. Tanto Putin, lui cosa ha fatto? Lui ha preso il manuale che ha studiato quando era cadetto del KGB. Lui va alla lettera, c'è scritto Italia, c'è scritto: ah, questo se lo vuoi circuire, usa le mignotte, gliele metti nel letto, fai il festino, usa questi metodi qui, e poi vedrai che ottieni il risultato. Lui non è che neanche, anche Putin, non è che si è dovuto fare uno studio chissà che cosa per sapere cosa, come riuscire. No, ma già ci stavano dei libri scritti, già c'erano dei libri scritti sulla natura del Mediterraneo, Sucoro, che rifiutò la Corona d'Italia proposta nel congresso di Vienna, perché affermava che dopo aver avuto a che fare con i caucasici, con gli italiani, non ce l'avrebbe fatta a diventare pure re d'Italia. Dopo la campagna d'Italia gli è anche peggiorata la situazione di salute, si è anche ritirato, è tornato in Russia. Sì,
gli hanno offerto, era, è stato nominato principe d'Italia, gli hanno offerto anche il trono, ma ha detto io con i pellegrini non voglio più aver a che fare, mi vado in pensione. Io ho aperto, dico, tutto il trono dell'altra Italia, il regno dell'altra Italia, chiamandolo regno d'Italia. Addirittura anche il Papa era favorevole a cedergli, anche l'Emilia Romagna era addirittura anche favorevole a cedergli, affermando e creare una corte di questo regno d'Italia, del regno di, del regno dell'altra Italia a, a Milano. Era anche favorevole, Sukarov disse no. Quindi c'è, cioè, probabilmente Putin, dal manuale, esiste, dico, Friedrich del KGB, un manuale scritto da Sukarov su come circuire le popolazioni del, della scintola del pellegrino. Beh, e probabilmente sono anche gli stessi metodi che poi erano emersi dal caso Nitrokin, perché nel caso Nitrokin gli italiani venivano tutti circuiti, che ne so, gli veniva messa a servizio la, la domestica mezza mignota, e così capivano tutte le informazioni, scrivevano, annotavano tutto quello che facevano gli italiani, i loro movimenti, spostamenti, tutto utilizzando i metodi che poi si sono utilizzati anche con Berlusconi, i classici metodi da utilizzare col pellegrino. Sì, sì, esatto. Sono stati utilizzati quei metodi, sono stati utilizzati gli stessi identici metodi. Quindi noi sappiamo che un'eventuale elezione di Berlusconi ce lo rende che un soggetto manovrabile. Qualcuno a me mi dice, ad esempio, ma tu sei per Grillo. Ma Grillo, tutto sommato, rispetto a Berlusconi, certamente rispetto a molti altri politici, ha un merito. Ha comunque identificato Berlusconi come un problema. Ricordiamo che abbiamo Enrico Letta, abbiamo Bersani, che molte volte hanno dichiarato che per loro è meglio Berlusconi di Grillo. Io, siccome sono convinto che evidentemente c'è bisogno di una posizione seria in Italia, che dare di nuovo manforte a questo PDL e poi tutte queste sigle fatte per raccattare voti, tipo Fratelli d'Italia, ma Fratelli un po' di coglioni, insomma, d'Italia, servono solo per raccattare voti, dare manforte a questa altra gente significa semplicemente continuare anche a dar manforte a Berlusconi, perché Bersani o gli altri sperano che ci sia come oppositore Berlusconi, perché sanno anche lì che gli mettono, e fanno le ciuccio, si mettono un po' d'accordo, sì, ma poi per Pellegrini il punto d'incontro, sì, ma poi bastano che basta anche che, insomma, si mettono, vanno assieme a puttane e via, risolvono un problema, e via, insomma, non c'è nessun problema. Qui invece con Grillo avrebbero, insomma, da scontare. Io sono convinto che Bersani vinca, però se esiste una forte, un movimento 5 Stelle, almeno avrebbero, possono smettere, c'è un limite alle cazzate che possono dire o che possono fare anche a livello politico, perché ricordiamo comunque che questi altri sono personaggi che già conosciamo. Ma secondo te, di tante cose che ha fatto Berlusconi, sai che per sbaglio, se io ti dico, ti do una pistola, ti dico tu spara 100 colpi, non beccare lì uno per sbaglio, un colpo volante, lì ci va a finire. Tra tante puttanate che ha fatto Berlusconi, qual è forse l'unica giusta che può aver fatto? L'unica giusta, no, personalmente almeno l'unica giusta che vedo che potrebbe aver fatto è la guerra. Sì, dimetterci e basta. Neanche quella, perché si doveva dimettere prima, l'ha tirata troppo alle lunghe anche quella. Ma ammettiamo che in un modo o nell'altro ritorna al potere Berlusconi, te che proiezione faresti per l'Italia? Un disastro più totale, perché significa praticamente che a quel punto molto probabilmente potremmo trovarci in una situazione in cui non solo, diciamo, siamo servi e schiavi del potere, attualmente del potere finanziario, ma che ci mettono proprio a livello di paria, una di quelle speculazioni brutali, peggiore che abbia lo scopo uscita della comunità, dalla comunità europea, obbligo per gli italiani all'estero di registrarsi, perché non credo presso richiesta nuovo di visti per gli italiani, quindi insomma restrizione alla libertà di movimento degli italiani. Gli italiani all'estero verranno marchiati a fuoco in fronte per essere riconosciuti. Io faccio la dichiarazione adesso, la mia dichiarazione ufficiale, che se vince Berlusconi io ho intenzione di chiedere la cittadinanza, già sono cittadino irlandese, oltre ad essere italiano, ma barattare la mia cittadinanza italiana per quella russa o per quella letone, perché non se ne può decisamente più.
Ricordiamo anche che di fronte alle dichiarazioni di Berlusconi, molti giornali stranieri uscivano con per fargli con il titolo, per fare per un primo ministro italiano far rimpiangere Mussolini è una cosa alquanto impossibile, difficile se non impossibile. Berlusconi ci è riuscito, quindi già questo la dice assolutamente lunga, e quindi bisogna assolutamente eliminarlo. Dico, votate Grillo, rafforzate Grillo, non votate sinistra, cercate, se dovete votare sinistra votate per Ingroia, almeno abbiamo una persona seria candidata, abbiamo almeno una persona, certamente una persona seria candidata per un movimento politico, ma non votate PDL, non votate tutti i suoi commensali, non votate nemmeno il PD, che tutti questi anni non è stato in grado di porre un freno, regolamentare i suoi conflitti di interessi e via. Cioè, io dico sempre, o votate per me o votate per Grillo o votate per Ingroia. Per gli altri io lascerei ampiamente stare. Ipotizzando nel caso del pellegrino, il classico pellegrino, che lui di indole è un po' truffaldino, non dico che uno che va in giro a rubare, però uno che si è fatto beccare con l'indole quella, e lui cerca di arrabattarsi, umma, che cerca di mettere le mani, di fare l'imbroglioncello, che però non ci riesce, che si fa beccare con le mani nella marmellata. Ma io ti parlo del ladro di galline, di quello che va a rubare la gallina e si fa beccare, una cazzata, però si è fatto beccare. Quello che nella vita, non ti parlo del ladro, dell'imbrogliocello, quello che ce l'ha fatta, quello che non si è fatto beccare e si è messo a capo della piramide, il ladro dei ladri. Io parlo del ladruncolo, quello che lo è di indole, però non ci sa fare e si fa beccare. Te non credi che il pellegrino, questo pellegrino qua, imbroglioncello, vada a voti Berlusconi per il fatto che veda nella figura di Berlusconi quello che lui avrebbe voluto diventare, però non ci è riuscito perché non ha avuto le capacità? Secondo me sì, c'è questo rischio. Cioè, il successo per 20 anni di Berlusconi si spiega in quella maniera. Diciamo paese di pellegrini, paese di gente che si arrangia, non diciamo tuffatore, ma gente che si arrangia, è chiaro che vota il re dei pellegrini e il re degli arrangisti. Sì, esatto, ma ricordiamo che il pellegrino, l'arrangista, molto spesso corrispondono alla stessa persona, perché molte di queste persone che noi sappiamo, questi pellegrini arrangisti, sono persone che rubano, fanno le truffette per andare a mignotte, si prendono. Noi sappiamo benissimo, conosciamo di gente che ha preso prestiti per 150.000 euro e spende a mignotte, non l'ha ripagati perché poi si rispese in mignotte. Cioè, sappiamo, conosciamo anche questa gente, tu sai benissimo meglio di me, si è fatta magari in uno stato affrodato, però nell'altro stato si è fatto fregare in cassa e si è perso parecchi soldi, diciamo, rubano con la mano sinistra e poi con la mano destra gliela danno alle mignotte. Sì, esatto. Non è che gli rimane tanto rubano e tanto si fanno rubare. Sì, tanto rubano e sono anche la ruota dell'economia in Italia, questo. Sì, mica sono in Italia, sappiamo, insomma, che sì, Grecia, Turchia, Spagna. Sappiamo, insomma, però per dire, almeno il turco se ne rende conto, quindi pone un freno alla religione islamica, grazie alla religione. Noi sappiamo, qui conosciamo uno che non ha restituito un prestito per 150.000 euro e ha fregato la banca, però fra un cazzo e un altro la sua sgrillettata gli ha praticamente portato via tutto. Ha rubato la banca, si è scogitato come rubare la banca per poi lasciare tutto al puttanone. Esatto, quindi sappiamo anche di questi casi, quindi Berlusconi rappresenta... Tutti questi casi patologici, che ce ne sono tanti, perché parliamo di paese, l'Italia è comunque un paese a pieno titolo nella cintola del pellegrino, tutti questi casi patologici si riconoscono come figli del grande papà, del grande maestro. Esatto, quindi non mi sorprenderebbe se ancora oggi Berlusconi potesse contare su un 13-14% dei consensi, e quindi, cioè, la mia preoccupazione è che queste persone, questi pellegrini arrangisti, che sono, diciamo, la formazione deleteria
Quelli con la mano nella marmellata, la mano sinistra sul pisello e quella destra nella marmellata. Esatto, questi pellegrini lo votano, continuano comunque a votarlo a Mambasa, continuano comunque a votarlo a Mambasa, continuano, oppure anche se non sono arrangiti, ma hanno un alto livello di pellegrinaggio, come il come ad esempio quello lì, tu sai benissimo, quel tabaccaio che conoscevo, che insomma aveva la moglie di 15 anni più giovane, lì a Bologna ha venduto sì, ho capito, gente che comunque, il caso è questo, è gente che si sposa con la zoccola del night di 15 anni più giovane, ragazzina di 20 anni, e dopo poco tempo abbandonano la famiglia, già famiglia con presupposti diciamo molto particolari, lascia il mignotone del night col bambino per andare da un mignotone ancora più grande di quello di prima, perché certo, questi più sono queste gente... sono mignotte e più attraggono il cosiddetto pellegrino, è come il faro che attrae verso di sé con la luce, attrae il marinaio. Sì, esatto. Più il faro brilla, più questi vengono attratti. Sì, quello lì che ti ho detto, quel caso di quello che... Sì, ma abbiamo casi, io penso che casi così, tutti i nostri cortesi radioascoltatori conosceranno casi analoghi, e questi casi, con tutta probabilità, voteranno Berlusconi, ma è normale che votino Berlusconi, perché gente così si identifica, anche vista la sorte personale di Berlusconi, visto i propri affetti, la propria vita di famiglia, è ovvio che questa gente qui non si identifica in Berlusconi, non è che si identifica in famiglie normali nei casi che più classici, questa gente qui è gente patologica e si identifica in altrettanti casi patologici più grossi di lui. In questo caso il caso patologico che sta in cima alla piramide e fa da padrone è proprio Berlusconi. Sì, è il caso patologico, e quindi noi avremmo tutta una serie di casi patologici che vedono in lui, come che danno l'idea che comunque anche io, anche Pellegrino patologico, anche io, se Berlusconi ce l'ha fatta, ce la posso fare anche io. Cioè, perché ricordiamo che il modello che passa, che questi casi patologici, eccessivamente patologici, perché ricordiamo che la scintola del Pellegrino e quella della spugna sono due forme di patologia umana, fra alcolizzati da una parte e mignotari dall'altra. Questo eccesso di patologia crea, nel senso, nel soggetto affetto fortemente dalla patologia, di essere affetto, diciamo, dalla patologia, la sensazione di essere normale. E la cosa peggiore che dà Berlusconi, da questi soggetti, la sensazione di essere normali, e che anche loro ce la possono fare, diffonde questa idea, per cui molti lo voteranno anche per questo. E noi ricordiamo a tutti che tutti i nostri ascoltatori che se ci ascoltano hanno magari un'attività commerciale, una moglie di 15 anni più giovane, e stanno pensando, perché hanno trovato una pinzoccola della moglie e anche se hanno preso, di fermarsi, perché lasciare la moglie di 15 anni più giovane non è normale, non è assolutamente ma in nessun normale. Caso io ritengo sia normale lasciare la propria moglie, perché nel momento che uno si è trovato, se l'è sposata, vuol dire che in quel momento o era sicuro di sé, allora quindi era consapevole delle proprie azioni, oppure vuol dire che questa è una scelta avventata, per cui lo sbaglio è suo. In quel caso lì è la cosa pure secondo me, ma noi rappresentiamo a questo punto il caso il caso top, cioè addirittura non solo se l'è sposata, ma addirittura anche molto più giovane di lui con il figlio, quindi lì arriviamo proprio a un livello altissimo, quindi di errore personale. Quindi noi ci troviamo di fronte a questi giri, a queste situazioni, che noi, ai nostri ascoltatori che ci stiamo ascoltando, noi dobbiamo far capire che Berlusconi non è normale, che certe situazioni, se voi avete una situazione simile, è che anche voi non avete una situazione normale, avete problemi perché non avete una situazione normale, come disse il professor Macia, sono situazioni patologiche, l'eccesso della patologia di cui tutti siamo affetti, cioè rendetevene conto, non votatelo, rendetevi conto che se voi siete quel pellegrino a rafone, quello che viva umma umma, come sì, si che fa, che fa umma umma, che fa umma umma, perché frega per poi andare a mignote, ricordatevi che Berlusconi è patologico, e se voi vi identificate in Berlusconi avete qualcosa di patologico, avete
avete qualcosa di patologico, avete qualche problema, avete qualche problema, c'è bisogno insomma che i problemi vadano risolti, parlare con uno specialista, perché già il fatto che vi identifichiate con Berlusconi è già un brutto segno, cioè pensateci. Quello che ambisce lì, che vorrebbe nel suo sogno è quello di arrivare anche lui a quel livello, è chiaro che per lui Berlusconi è il papà, è l'idolo. Sì, esatto, ecco perché questa gente non bisogna fargli capire che loro soffrono una patologia, non c'è niente di male a soffrire di una patologia, però non pensate che questa condizione si sia per normali e che Berlusconi sia il vostro papà, cercate insomma di evitare queste identificazioni, parlate con una specialista, parlate con uno psichiatra, parlate. E tra altre cose nel nostro sito ne abbiamo anche uno, abbiamo Angelo, potete anche rivolgervi al nostro sito internet, un consiglio vi verrà comunque dato. Sì, infatti possono rivolgersi al sito perché il consiglio che verrà comunque dato, cioè avete queste cose, noi siamo pronti insomma a aiutarvi, però ricordatevi che certe situazioni, certi fatti non sono normali, non sono assolutamente normali. Ok, perché... Patrizio, mi fanno segno della regia che il nostro tempo è finito, abbiamo un minuto per fare i saluti ai nostri radiospettatori. Allora ragazzi, il consiglio che vi posso dare a tutti voi è di votare di coscienza e votare soprattutto una persona che sia onesta, una persona che sia onesta, non dico dal punto di vista della giustizia, perché anche la giustizia in fondo potrebbe anche sbagliare, una persona che sia moralmente onesta, una persona che sia innanzitutto corretta con se stessa e con le persone che gli stanno vicino. Una persona che non è corretta e onesta con i propri amici, come potrà mai esserla con l'elettore, con me, con te che non ci conosce neanche? Questa sarà sempre una persona che farà fino in fondo i propri interessi, o al massimo farà gli interessi di colui che lo avrà abbindolato, magari mettendogli qualche zoccolone nel letto. Allora ragazzi, fate un voto ponderato e a questo punto passo la parola al mio collega Patrizio per il saluto finale. A te la parola. Io condivido quello che dici e ricordo che attualmente gli unici due gruppi votabili sono Rivoluzione Arancione d'Ingroia e il Movimento 5 Stelle di Grillo, gli altri vi consiglio di cestinarli tutti quanti. Ecco quindi questo che voglio dire, per cui pensateci bene, vedrete che ho ragione e non fatevi ingannare dal fatto dal pellegrinismo di Berlusconi. Per finire, se qualcuno vi promettesse una gnocca per tutti, non credeteci, se quello proprio vi vuole inculare, occhio. Sì, infatti, niente.